È arrivata la nomina. Salvatore Nastasi, 42 anni, vice segretario generale di Palazzo Chigi da agosto ed ex commissario straordinario per il Teatro San Carlo e il commissario straordinario per Bagnoli. Immediate le reazioni in città con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha ricevuto una nota dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, che lo informa della nomina di Nastasi, per anni anche dirigente e capo di gabinetto al Ministero dei Beni Culturali, come commissario straordinario per Bagnoli Coroglio. La polemica e le accuse non hanno tardato ad arrivare e De Magistris, durante una riunione del Consiglio metropolitano a Santa Maria la Nova, ha tuonato contro il premier Renzi e il nuovo commissario. Un fatto molto grave perché c'è una violazione della Costituzione e delle leggi, perché si interviene a modificare l'assetto costituzionale e legislativo sui poteri che sono in capo ai sindaci e ai consigli comunali in materia urbanistica e di riqualificazione urbana, e quindi la nomina del commissario, già dato mandato, sarà impugnata. Ma quel che è ancora più grave, e soprattutto alla luce delle motivazioni che mi sono state consegnate ieri del Consiglio di Stato, che pur ritenendo che non ci fossero le ragioni di urgenza per emettere la mia ordinanza nel dicembre del 2013, perché i fatti erano vecchi, l'avrebbero evidentemente dovuto fare altri sindaci, non hanno fatto, punto per punto viene confermata la tesi del Comune di Napoli e ha indicato con precisione chi ha inquinato. E lì abbiamo la Cementir e abbiamo Fintecna. Fintecna è Cassa Depositi e Prestiti, e Cassa Depositi e Prestiti è lo Stato. Quell'ordinanza ha un valore enorme. Se il Presidente del Consiglio arriva con un abuso di potere a commissariare un pezzo di città, non è una questione che riguarda Matteo Renzi e il sindaco di Napoli o Matteo Renzi e un quartiere di Napoli. Riguarda tutta la città di Napoli, la Regione Campania ed il Paese. Perché di fronte a questi atti di arroganza istituzionale non si può rimanere insensibili. Quindi è chiaro che noi metteremo in campo tutte le iniziative politiche necessarie, compresa nei prossimi giorni una nuova proposta che andrà a contrastare questo ulteriore passo istituzionale che è stato messo in campo dal Presidente del Consiglio.